Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati su Fra in the Frame. Io sono Fra e oggi vorrei parlarvi del nuovo drago anziano arcitemprato aggiunto con il recente update, ovvero il Velkana. Nello specifico mi piacerebbe spendere due parole sulla battaglia e dare un'occhiata al set d'armatura che è possibile forgiare tramite i suoi buoni. Allora, per quanto riguarda la caccia in sé, questo Velkana è sicuramente impegnativo al punto giusto e a mio parere non ha particolari picchi di difficoltà verso l'alto. Anzi, se farete attenzione, è molto probabile che finirete la missione senza riscontrare nessun tipo di problema. Questo, a mio dire, è in parte dovuto al fatto che lo stiamo affrontando equipaggiati con armi e armatura di Fatalis, che, come sappiamo, hanno letteralmente devastato il meta di Iceborne. C'è un video a riguardo sul canale, lo sapreste se foste iscritti. Tuttavia questo Velkana possiede comunque un paio di assi nella manica che possono fregarvi, qualora lo affrontiate pensando di avere davanti un normalissimo esemplare della specie. Alla Capcom, infatti, devono aver pensato a cosa succederebbe se si prendesse un Velkana e gli si provocasse un'overdose di caffeina, perché la sensazione che si ha combattendolo è esattamente questa. L'arcitemprato è infatti velocissimo e tende a zampettare fastidiosamente in ogni parte dello schermo senza soluzione di continuità, al punto che la telecamera stessa fa spesso fatica a seguirlo. Questo Velkana può inoltre contare su un paio di attacchi inediti. Il primo è una sorta di esplosione di ghiaccio ad area, che tuttavia non dovrete temere se state a distanza ravvicinata rispetto al suo corpo. Il secondo, invece, è una sventagliata di ghiaccio che innalzerà anche diverse muraglie congelate nell'arena di gioco. Quest'ultima mossa può occasionalmente essere abbastanza difficile da evitare, soprattutto quando il mostro decide di eseguirla dopo essersi spostato nel punto cieco della telecamera. Al tempo stesso, però, se riuscirete ad evitarla, sarà anche una grossa apertura per fare molto male al drago anziano, dato che dopo averla usata rimarrà immobile per qualche secondo a prender danno. Per quanto riguarda le armi, io l'ho provato con le doppie lame, spada lunga e martello, ma in generale credo che possiate tranquillamente portarvi qualsiasi arma con cui vi trovate bene e avere successo. Mi raccomando però, se portate la balestra pesante per sparare gli ormai onnipresenti stichi, mettetevi guardia perfetta in modo da poter parare il soffio di ghiaccio che sciotta o sentirete le mie bestemmie echeggiare tra le montagne. Passiamo al suo equipaggiamento. Come ho già detto prima, il meta di Iceborne ormai è pervaso dall'armatura di Fatalis, ma questa Velkana Gamma offre una divertente alternativa per chi, come me, ama lo stile di combattimento offerto da Criosintesi, l'abilità garantita indossando 4 pezzi dell'armatura di Velkana. Se diamo un'occhiata ai singoli pezzi, infatti possiamo notare come le abilità si prestino particolarmente bene allo scopo. Dato che abbiamo coalescenza sull'elmo, critico rapido sulla cotta, bonus cura sulle braccia, concentrazione sulla falda e forma perfetta sulle gambe, tutte maxate e pronte all'uso senza utilizzare nessun tipo di gioiello. Per l'occasione ho preparato diversi set da mostrarvi, pensati per spadone, spada lunga e spadino, ovvero le armi che più beneficiano di criosintesi. Partiamo dallo spadone. Per quest'arma vi propongo due set. Il primo è composto da 3 pezzi Velkana Gamma e 2 pezzi Fatalis, con uno spadone di Safigiva migliorato per avere divinità del Velkana. Questo primo set punta tutto sul danno, come sicuramente avete già capito da soli, e grazie a 2 pezzi di Fatalis possiamo avere Istigatore a 7 insieme a molti slot con cui giocare. In questo caso specifico ho potuto spaziare tra varie abilità di comfort, tra cui 2 punti resistenza malus per attivare più facilmente coalescenza. Questo set è decisamente tra i più forti da utilizzare con criosintesi, ed è anche uno degli stili di gioco più facili da adottare in Iceborne, dato che consiste semplicemente nell'attaccare e rinfoderare l'arma dopo ogni colpo. Il secondo set per lo spadone è molto simile al primo, ma in questo caso ho optato per utilizzare la lama nera Fatalis con 4 pezzi di Velkana e un pezzo di bario tassiderato per avere l'abilità Sfoderata Punitrice, che aggiunge l'effetto stordente al primo colpo dell'arma. Anche qui abbiamo 2 punti in resistenza malus per facilitare l'uso di coalescenza e 3 punti in battitore per aggiungere un po' di pepe ai combattimenti. È un set divertente e che fa buoni danni. Ve lo consiglio particolarmente per i momenti di noia. Inoltre, non dovrete preoccuparvi dell'affinità negativa dello spadone di Fatalis, perché critico rapido vi dona automaticamente il 100% di affinità per il primo colpo in estrazione. Passiamo alla spada lunga. Anche in questo caso ho pronti 2 set da proporvi, sulla falsa riga di quelli per lo spadone.
Nel primo, infatti, abbiamo di nuovo un'arma di Safi con divinità del Velcana e un'armatura composta da due pezzi Fatalis e tre Velcana Gamma. Dato che usare criosintesi con la spada lunga non è facile quanto lo è per lo spadone, ho optato per aggiungere alla build anche punto debole e occhio critico, in modo tale da non essere totalmente sguarniti dal punto di vista dell'affinità. Di nuovo, questo set è probabilmente tra i più efficaci che potete utilizzare con criosintesi e spada lunga. Vi basterà continuare a rinfoderare l'arma tramite il comando R2 più X dopo ogni combo e cercare di fare quanti più fendenti gli hai possibile. Per quanto riguarda invece il secondo set, si tratta fondamentalmente dello stesso concetto, con l'aggiunta di battitore e sfoderata punitrice derivante da un singolo pezzo di Frostfang Bariot. L'arma che ho usato questa volta è la spada d'alba e facendo uso dell'elmo Velcana Gamma abbiamo anche 3 punti in coalescenza che male non fanno. In ultimo, lo spadino. In questo caso ho preparato solo un set per la spada Drago Ebano, in cui sono riuscito a inserire tutte le abilità offensive del caso e provandolo sul campo devo dire che il risultato mi ha abbastanza soddisfatto. Non ho approntato un set con sfoderata punitrice perché credo che non sia fantastica con quest'arma, ma qui metto le mani avanti perché non sono un esperto della spada e scudo, quindi fatemi sapere voi nei commenti se è una cosa che vale la pena fare oppure no. Ovviamente si può fare lo stesso magheggio dello spadone e della spada lunga optando per un'arma di Safi, ma io avevo finito le Dracoliti, quindi non ho potuto beneficiare di Istigatore A7 per questo set. Ad onor del vero, due pezzi di Velcana Gamma possono avere anche altri utilizzi per set elementali, dato che conferiscono l'abilità critico elementale, ma ve ne parlerò un'altra volta. Ricordatevi anche che con i buoni di Velcana Arcitemprato potete farvi lo stile armatura del set Auditor e del set Palatium, uno dei miei preferiti, tra l'altro. Inoltre ve ne servirà un altro per potenziare a livello 5 l'amuleto esperto. Questo era più o meno tutto quello che avevo da dire per ora. Facendo e provando sul campo questi set mi sono ritrovato a pensare che sarebbe stato molto divertente se in Iceborne ci fossero stati più gimmick in stile criosintesi su cui smanettare, ma dato che questo è probabilmente l'ultimo aggiornamento degno di nota del gioco, credo che mi toccherà continuare a sognare. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, nel qual caso lasciate like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo Arcitemprato. Ciao ragazzi, buona caccia!